Siamo qui con Antonella Salvucci, appena tornata dall'America e appena girato un TV serials abbastanza, come dire, agghiacciante, possiamo dirlo, per certo, certi punti di certo, vista. Originale. Quindi non mi picchiare, non mi menare, però siamo qua anche per presentare la nuova Skoda Kodiaq, 190 cavalli, turbo diesel, 210 km orari, insomma un bel gioiello. Ma è una 4x4? Assolutamente, con il cambio DSG. Automatico? Assolutamente, tutto automatizzato. Ma è comodissima, anche volendo essere la passeggera in questo caso. Devo dire che c'è uno spazio immenso per tutti gli ospiti presenti a bordo. Mi ricorda molto l'America e quando ci portavano sul set con queste grandi macchine, a volte le limousine, a volte i SUV. E mi fa ricordare questo periodo del set e quindi dei ricordi bellissimi. Antonella, questa Skoda ha tante soluzioni, alcune piccole ma molto interessanti. Proviamo a vederle insieme. Questa qua, la prima, come puoi vedere, è un salvaporta. Tu apri la portiera e questo viene fuori in automatico. L'interno però ha altre sorprese. Prova a indovinarne c'era una. C'era questa che mi incuriosiva. Allora, questa è in dotazione ovviamente con la macchina. Se per caso tu sei fuori, piove e c'è brutto tempo, non fai altro che sfilare un piccolo ombrello in una piccola tasca porta oggetti. È fantastico. Le sorprese non sono finite, andiamo a scoprire un'altra piccolissima, però molto utile e molto interessante. Schiacciamo qua, prova a tirare fuori e vediamo cosa c'è. Questo qua serve molto d'inverno quando fa freddo, quando gela, se la macchina è fuori, è un raschietto comodissimo per tirare via la brina dal parabrezza. E che dire da bagagliare, Antonella? Enorme, spazioso, ci stiamo dentro, lei è sottoscritto interamente. Se tiriamo giù i sedili abbiamo anche un'altra bella sorpresa. Occhio però! Ho visto, guardate qua, addirittura le coperte, ci si può dormire. Ti sdrai completamente, tranquillamente, non fatelo però, ve lo consiglio. Ma soprattutto con me, il muscolo c'è e poi... Oh, sorry. Beh, chi si salvi chi può. Ma vediamo come va questa Skoda Kodiaq su strada. Quella che proviamo è il top di gamma, col motore 2000 turbo 190 cavalli, come ha detto prima Luca. Quello che colpisce subito, al di là dello spazio interno abbondantissimo, colpisce la brillantezza. Con questo cambio di DSG questo motore ha un piglio davvero sportivo, pronto all'acceleratore, pronto a prendere velocità. Anche su strada statale dà un senso di sicurezza questa potenza, perché i sorpassi si compiono in un attimo. La tenuta di strada, il pianale è quello del gruppo Volkswagen, come sappiamo la tenuta di strada è molto buona, anche superiore alle aspettative vista la mole di questa vettura. Tenendo giù l'acceleratore, abituati, e sterzando un po' di più, si fa le curve a velocità incredibili, sempre con un comfort notevolissimo. Lo spazio a bordo è ampio, certo non bisogna aspettarsi l'Audi Q5, la fluidità e il silenzio dell'Audi Q5, però riguardo la sua categoria è un top di gamma questo. E quindi si viaggia in assoluto comfort e, dicevamo, con un senso di sicurezza anche per i sistemi di assistenza alla guida molto elevato. Tutto ciò ovviamente in autostrada si apprezza ancora maggiormente. Sulle autostrade tedesche velocità elevatissime si raggiungono in un non nulla, fino a superare i 210 all'ora di tachimetro. L'assistenza alla guida è quella più evoluta, tiene la corsia, frena automaticamente, tiene la distanza di sicurezza in automatico. Quindi si viaggia alla grande, andando veloci, non consumando mai più di 10 litri per 100 km. Ovviamente andando ad agio il consumo diminuisce. E in città, beh, non possiamo pretendere che la mole di questa vettura permetta di percorrere molto più di 10 km con un litro, ma quello che interessa è che nonostante le dimensioni la maneggevolezza è ottimale, ha anche il sistema di parcheggio automatico come optional, quindi si guida alti, bene e con spazio nel bagagliaio per fare la spesa anche per 2 mesi, per casa o andare all'IKEA e portarsi via tutto ciò che si vuole.
Dicevamo sempre, in città la guida, soprattutto nei tratti extraurbani, è piacevole, si superano anche gli ostacoli con le sospensioni che assorbono molto bene. Ovviamente è un 4x4 e quindi anche su sterrati e su fondi difficili si comporta benissimo. L'abbiamo apprezzato persino in città, sul pavé e sui fondi difficili, con la pioggia, anche in accelerazione massima. La trazione è sempre ottimale, non si sbanda mai e non si slitta mai. Allora, Antonella, l'impressione? Direi anche elegante. Elegante, comoda.